importante nel panorama svizzero, Oliver Martin, che ringrazio moltissimo di essere qui con noi. Oliver è caposezione del patrimonio culturale monumenti storici dell'Ufficio Federale della Cultura e anche chef Baukultur, ed è questo naturalmente il tema anche del nostro incontro, la Baukultur, la cultura della costruzione. Cercheremo di capire questo grande progetto, questo grande programma, in cosa consiste, e lo faremo naturalmente a nostro modo, cioè con una sensibilità specifica rispetto ai temi dell'ecologia e della crisi ambientale. Lo presenta e discute con lui Roman Rudel, che ringrazio molto, nostro direttore Isaac, che quindi non ha grandi bisogni di introduzione, almeno per noi interni. Abbiamo deciso di fare così, cioè di fare una presentazione tradizionale e poi di lasciare in coda un po' di spazio per il confronto con il pubblico, quindi ci sarà anche l'occasione per interagire e fare domande al nostro ospite. Grazie mille. Grazie Matteo. Gentili signore e egregi signori, care studentesse, cari studenti, stimati colleghi e colleghe, è un grande piacere dare il benvenuto alla terza conferenza del nostro ciclo Emergenza Terra. Il benvenuto è questa conferenza sul tema della cultura, della costruzione, sostenibilità, innovazione e partecipazione. Un programma intenso, mi pare. Comunque sono molto curioso come andrà sviluppato questo tema. Io sono, come ha detto il collega, Roman Rudel, direttore istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito, quindi qualche vicinanza almeno nel nome c'è. Poi di fatto noi ci occupiamo più di energia rinnovabile, ma anche di costruzione, di risanamento degli edifici e anche di ristrutturazione e soprattutto di efficientamento energetico del tutto il costruito. Sono anche responsabile per la ricerca al Dipartimento, in questa veste appunto introduco questa serata. Sono anche un po' il mentore di un piccolo gruppo al Dipartimento che ha preso in carico questo tema della Baukultur. Ho avuto la possibilità di partecipare al primo forum sulla Baukultur o cultura della costruzione a Berna nel 2021. Purtroppo il secondo forum ho dovuto saltare, ma c'era comunque una delegazione del nostro Dipartimento, e da allora stiamo un po' trattando in questo piccolo gruppo il tema Baukultur e cerchiamo soprattutto con un programma adesso di introdurre il tema anche agli studenti e ai docenti. Crediamo fermamente che è un tema di grande attualità, un tema naturalmente che è molto vicino a tante delle nostre attività, che ci caratterizza e ci anche è identitario per noi questo tema, quindi è quasi un obbligo di partecipare. Il programma prevede una serie di attività che inizia con questa conferenza, quindi è veramente l'inizio di queste attività che vogliamo svolgere con gli studenti e i nostri docenti. Poi appunto dopo questo inizio, che anche un'introduzione al tema, prevediamo una mezza giornata, una giornata di entrare in merito, diciamo, alla Baukultur, a questa pubblicazione che forse conoscete, che è frutto del lavoro intenso di Oliver Martin, il cosiddetto sistema di qualità sulla Baukultur, che illustra come si può valutare la Baukultur sulla base di 8 criteri. Questo è frutto di un processo chiamato processo Davos, con una dichiarazione Davos nel 2018, poi non voglio entrare a rubarle il suo tema. Comunque è importante appunto menzionare che anche noi vogliamo partecipare e cercare di applicare questi criteri.
anche dibattendo internamente, perché c'è una piccola fazione che è fermamente contraria a questa idea di poter valutare la baukultura o l'alta qualità della baukultura, e quindi credo anche sia questo importante avere un po' di dibattito interno a questo tema o a questa occasione. Quindi oltre a questa documentazione c'è anche una documentazione che proprio introduce il dibattito in Svizzera, e quindi mi fermo qui. Penso che sentiremo da Martin Olivier più in dettaglio che cosa significa questa baukultur, che cosa si vuole raggiungere e soprattutto come anche legato al nostro tema di emergenza terra, che forse non è così semplice capire qual è il legame tra baukultur e emergenza terra. Abbiamo sentito nelle conferenze precedenti l'anno passato molto sul cambiamento climatico, su esigenze ecologiche, su transizione energetica e così via, e non è così evidente come legato la baukultur, ma sicuramente sentiremo le risposte a questa domanda. E con questo vorrei lasciare a lei la parola, il palco, e appunto come ha detto il collega vorremmo finire anche con delle domande e magari anche un piccolo dibattito su questo tema. La ringrazio ancora e a lei il palco. Grazie Roman per l'introduzione, grazie per l'invito di venire qua per parlare di cultura della costruzione. Già adesso grazie anche per la vostra indulgenza, se a momento il mio italiano diventerà un po' freestyle, però spero che mi posso far capire. Stasera vogliamo parlare di emergenza, dell'emergenza in cui ci trova la nostra terra, il nostro ambiente, il nostro mondo, e in che senso questo ha da fare con la nostra cultura della costruzione, del costruire. Io vorrei presentarvi un panorama stasera sui legami che esistono tra ambiente, tra questioni ecologici, ma anche tra bisogno sociale, bisogno culturale e qualità complessiva, come noi la intendiamo in questo contesto. E per cominciare ho scelto un'immagine simbolica, perché si vede bene che noi ci ritroviamo in una natura con il nostro ambiente costruito come esseri umani, però non siamo gli unici esseri vivi in questa natura, perché c'è tanta vita e noi sempre o spesso abbiamo l'impressione che siamo noi che ci diamo di tutto, e in realtà non è così. Ci aspettano tante sfide e tanti problemi e crisi, c'è il cambiamento climatico con le conseguenze che sono già discusse, però c'è anche un'immensa perdita di biodiversità, c'è un carico sempre più grande di tossine tossici ambientali qua da noi, ma anche nei punti più sperduti del mondo. E non ci sono solo questioni e problemi ecologici, perché ci sono anche la frammentazione, la polarizzazione sociale, la società che diventa più squilibrato, e un cambiamento demografico, la migrazione e altre cose. E tutti questi sviluppi sono rapidi e portano a profondi cambiamenti, a aspettative diverse, esigenze diverse, e tutto questo si cristallizza in qualche senso il nostro ambiente, il nostro ambito di vita che è costruito. E il modo in cui vivremo, il modo in cui vogliamo vivere nel futuro dipende quindi tanto dalla maniera di come trasformiamo la nostra cultura della costruzione, come trasformiamo la nostra costruzione, il modo di costruire. E quindi costruire è un fattore importante per scontrare questa emergenza e esprime quindi anche la nostra cultura. Però per arrivare adesso a questo termine, alla definizione del concetto, cos'è finalmente questa cultura della costruzione? E spesso siamo criticati che sia un concetto molto complesso, complicato, difficile da spiegare. Io non credo, non lo è semplice.
ed è semplice da spiegare per tutto questo che ci circonda nel nostro ambiente costruito e espressione della nostra cultura della costruzione. Si va dallo spazio urbano come qua, dello spazio pubblico su larga scala, anche al dettaglio artigianale che qualcuno ha pensato e per certe ragioni l'ha fatto così e non in un altro modo, e questa è un'espressione culturale appunto. Va da come trasformiamo e da come prendiamo cura dei paesaggi culturali e naturali, gli spazi aperti, dove costruiamo, dove non costruiamo, è un'espressione della cultura. Comprende le questioni di utilizzo e di gestione dell'esistente, come introdurre in un contesto particolare qualcosa di nuovo o dove, come demolire o non demolire, anche queste sono domande prevalentemente culturali. E non è solo edilizia abitativa, tocca anche e tanto pure a infrastrutture e strutture ingegneristiche, nonché a paesaggistica, e anche questo come facciamo queste autostrade, questi ponti, questi viadotti, dove li facciamo e dove non li facciamo, non solo domande di tecnicità e di funzionalità, ma anche questioni culturali. E certamente il trattamento del patrimonio storico, dei beni culturali, è essenzialmente una domanda culturale, quello che scegliamo da conservare, da salvaguardare, da tutelare o quell'altro no, è una decisione culturale. E finalmente la cultura della costruzione vuole finire con questa differenziazione tra qua il vecchio protetto prezioso e qua un po' il resto nuovo che si gestisce in un altro modo, perché il senso di tutto questo è che il nostro ambiente costruito è un'unità, è tutto un insieme con natura, con verde, con paesaggio, con costruzione, con patrimonio storico, con pianificazione futuro e con pensieri e concetti innovativi anche per il futuro più lungo. E tutto questo esprime la nostra cultura e perciò la chiamiamo cultura della costruzione. E con questa nuvola di parole vorrei vedere che è un concetto olistico, e la costruzione della cultura non, come termine da solo non è ancora valutativa, dunque non dice ancora se qualcosa è prezioso o no, e perciò tutto che ci circonda esprime la cultura della costruzione. Anche un Lidl è un'espressione della nostra cultura della costruzione. Tutte queste zone periferiche, supermercati che sono fatti un po' così, sono tutti pianificati e legalmente costruiti, sono anche loro espressioni della nostra cultura. E tutto questo insieme fa che non si può parlare solo di buona architettura o di architettura soltanto, ma di questo termine, di questo concetto della cultura, cultura della costruzione. E da dove viene? Perché uno potrebbe anche pensare che è un concetto che è stato guidato dalla pianificazione del territorio oppure forse delle autorità responsabili dell'edilizia, ma no, proviene dal settore mio, dicendo così, del patrimonio culturale, dei beni culturali. E forse è uno sviluppo logico, perché all'inizio in questo settore, già più di 100 anni fa, abbiamo individuato i grandi monumenti, le cattedrali, così come oggetti preziosi di alta qualità da conservare e da trattenere con cura. Poi dopo la visione si è allargata agli insediamenti, all'ensemble, ai paesaggi culturali ancora dopo, dunque c'era un allargamento dell'attenzione più verso il territorio. In tedesco questo è stato chiamato poi Heimatschutz, e la traduzione italiana è rimasto patrimonio culturale, che non riesce veramente a esprimere quest'idea di territorio che tratta insieme natura, paesaggio e cultura. E poi alla fine adesso, oggi, ci espandiamo veramente all'intero territorio e vogliamo estendere questa ricerca di qualità al tutto e non solo a pezzi individuati oppure dichiarati particolarmente preziosi, ma veramente al tutto. E le immagini che ho fatto vedere prima
erano evidentemente immagini idealizzati, un po' anche proveniente dei myswitzerland.com, vuol dire del turismo svizzero, oppure fatti per una campagna di qualità, di cultura della costruzione. In realtà il nostro paese è piuttosto così. In larghe zone viviamo in questi ambienti e ci siamo abituati in qualche modo, perché andiamo lì e passiamo il nostro tempo libero in questi edifici che sono stati fatti, anche come avevo detto prima, perfettamente legalmente e anche pianificati così. Dunque era un'intenzione di creare tali zone. Il nostro mondo è così, quotidiano, è lì dove viviamo. E sono un po' emblematici di una perdita di qualità che ha cambiato il nostro mondo non da sempre, ma solo forse dal dopoguerra in poi, negli ultimi 70-80 anni forse. E questi luoghi della Svizzera Reale sono in qualche modo anche il risultato dello sviluppo economico, sono segni di una crescente prosperità economica e della promessa di una crescita illimitata e della grande disponibilità di materie prime ed energia. E in definitiva sono l'immagine della scomparsa dei limiti, perché a un certo punto tutto era possibile. Se uno aveva, e se ancora oggi è così, se uno ha le possibilità economiche, può fare più o meno tutto. Evidentemente c'è un quadro legale che poi trattiene tutto questo, però dal punto di vista di materiale, di grandezza, di zona, tutto è possibile, tutto era possibile, e il quadro legale si è sviluppato a secondo queste possibilità che erano quasi illimitate. E anche quando le cose sono comunque pianificati con grandi sforzi, dobbiamo capire che non sempre il risultato è soddisfacente e convincente. E la cosa sconfortevole vedendo questa immagine è che ognuno di noi avrà il sentimento che avremmo potuto fare meglio, che se ci sarebbe stata la possibilità di non finire con una cosa così, magari anche meno costoso, o comunque non più costoso e più ecologico, è solo che non è stato fatto. E perciò dobbiamo arrivare alla conclusione che l'ambiente costruito è in crisi, e la costruzione è sia la causa e anche l'oggetto della crisi, perché gli edifici, e questo lo sappiamo, il loro funzionamento e la loro costruzione causano circa 40% delle emissioni di gas serra nel mondo, e l'edilizia è quindi l'oggetto stessa della trasformazione, ma deve cambiarsi lo stesso, e anche la causa di tutta questa crisi. E la crisi del ambiente costruito è stata la motivazione che ha spinta i ministri europei nel 2018 a riunirsi a Davos per discutere appunto della qualità del nostro ambiente, dal deficit della qualità della costruzione in Europa. E sono stati i ministri della cultura invitati dalla Svizzera a Davos al weekend dell'inaugurazione del World Economic Forum, e non per caso, ma era il simbolo di voler sottolineare che la cultura è qualcosa di importante, e non solo decorazione la sera quando c'è ancora un cantante famoso che allestisce un po' il dinner, però che queste questioni culturali sono altrettanto importanti come i blockchain e tutto il resto che è discusso durante il WEF. E questo discorso comunque ha messo al centro la cultura e i bisogni sociali e l'utilizzo oculato delle risorse. Il risultato della conferenza era la dichiarazione di Davos sulla cultura della costruzione, e siamo stati chiesto spesso, soprattutto poi dopo, perché i ministri della cultura, perché in tanti paesi non sono i ministri della cultura che sono responsabili della pianificazione del territorio, non sono responsabili dell'edilizia, della costruzione, tutto quanto, e sono venuti là e hanno deciso una bella dichiarazione sul campo degli altri, sul settore degli altri. E questo era appunto la cosa importante che oggi abbiamo osservato, e sappiamo che tutte le ragioni, tutte le
le motivazioni della costruzione spesso sono tecnologico, sono economico e non sono culturali, e manca la cultura in tutto questo, e la grande spinta era di voler rimettere al centro la cultura, perché costruire è un atto culturale. Questo era il claim della conferenza e lo è ancora. E il testo che vedete lì è il primo articolo della dichiarazione, solo per far vedere che questa intenzione di vedere tutto questo da un punto di vista culturale era l'intenzione principale. Questo però non vuol dire che la cultura o le autorità responsabili della cultura pensano che possano tutto fare loro e che tutti i problemi costruttivi, ecologici, cambiamento climatico possono essere risolti con un approccio culturale. E la parola chiave che viene sempre in questo concetto è quella della qualità. Anch'io probabilmente finora l'ho utilizzata almeno 23 volte. E cos'è questa qualità? Perché questo è importante di capire che sto intendiamo quando richiediamo, quando abbiamo l'esigenza di una qualità elevata. E troppo spesso questa questione viene ridotta agli aspetti estetici oppure a altri fatti un po' soft così, e spesso è sufficiente quanto un luogo è funzionale oppure economico oppure è geologico, però questo non fa ancora la qualità complessiva come la cerchiamo noi. E perciò abbiamo sviluppato, dopo la dichiarazione di Davos, sempre con un gruppo di esperti internazionali, questo sistema di Davos sulla qualità e questi 8 criteri per la qualità della cultura della costruzione, di cui Roman già ha parlato, perché era importante di poter oggettivare e sistematizzare un concetto che troppo spesso è considerato soggettivo e non misurabile o non valutabile, e questo volevamo cambiare in questo modo. Dunque sono questi gli 8 criteri che probabilmente l'avete già visto e letto, che cominciano alla governance, che sono dunque i processi, il modo amministrativo, anche la coscienza e la volontà politica di produrre qualcosa di qualitativo. Sono la funzionalità, perché evidentemente un luogo deve funzionare, però anche a lungo termine l'adattabilità, la flessibilità. C'è l'economia, che non è da dimenticare, perché per forza un luogo deve essere sostenibile in modo economico a lungo termine e non solo lucrativo in un breve momento di business. C'è l'ambiente, evidentemente, e lì rivediamo dopo, il contesto piuttosto fisico, perché ci muoviamo sempre in un ambiente già costruito, raramente fuori, dunque dobbiamo reagire a questo contesto. C'è la diversità in un senso più sociale, perché l'uso misto, per esempio, la società inclusiva, lo spazio pubblico aperto per tutti, tutto questo sono richieste importanti, e il genius loci e lì diventa un po' più, non mi piace dire soggettivo, perché non è soggettivo appunto, diventa più morbido in qualche senso, ma è l'emozione, è l'ambiance che si estende su di noi quando siamo in un luogo così completamente diverso che quando siamo fuori qua alla stazione, e questo c'è un impatto sulla nostra emozione, sulla nostra situazione psicologica, ed è interessante anche vedere che diventa anche questo poi scientifico quando uno parla con neuroscientisti che riescono comunque ad avere un approccio meno così soggettivo che noi pensiamo. E alla fine, last but not least, la bellezza, che ci doveva stare, che è il criterio forse più complicato da spiegare, perché tutti poi dicono il famoso in the eye of the beholder, e non è così. 50% dell'impressione di bellezza è quasi evolutivo, naturale, gli altri 50% sono un consenso culturale. Se io vi faccio vedere qualche immagine qua e poi chiedo chi trova bello, chi non trova bello, ci sarà sicuramente un grande consenso di maggioranza su questa domanda.
Questi 8 criteri qua all'ambiente sono poi stati spiegati, anche dichiarati come un principio, e la cosa importante è che tutti questi criteri devono essere considerati insieme per arrivare a un'alta qualità, e non uno più dall'altro, e non prima l'economia e dopo l'ambiente e poi forse la funzionalità e poi alla fine, quando c'è ancora un po' di tempo e un po' di budget, arriviamo alla bellezza. No, queste considerazioni, questo dibattito deve avere luogo già dall'inizio, tutto insieme, e questa visione complessiva e multisettoriale, interdisciplinare, e fa che la cultura della costruzione di qualità risponda e riesce a rispondere a tutti questi 8 criteri. Mi hanno detto di sbrigarmi, però vorrei comunque aprire una piccola parentesi attuale il dibattito più o meno pubblico sull'energia, le politiche energetiche che abbiamo potuto seguire ultimamente, perché mi sembra che sia un buon esempio come queste cose nella realpolitik poi sono trattate e dove siamo arrivati con questo concetto veramente. E ho scelto l'energia solare come esempio. Sappiamo tutti che le energie fossili non sono sostenibili, neanche il nucleare, e quindi rimane per noi l'acqua e soprattutto il sole per produrre tutta questa energia di cui pensiamo di aver bisogno. E nel 2035 il sole dovrebbe fornire 14 terawatt ora all'anno. E queste cifre sono da consumare con prudenza, perché dipende da dove provengono e cambiano anche velocemente, e anche non importante, per solo un ordine di grandezza. E se tutti gli edifici fossero coperti da impianti solari si otterrebbero 67 terawatt ora all'anno. Quindi basterebbe di coprire 20% degli edifici in Svizzera di sistemi solari per arrivare all'obiettivo dell'energia solare. Diciamo 30% per essere veramente un po' largo, e mettiamo da parte tutti gli aspetti di energia estiva e invernale, la rete, eccetera, solo per dire questo. Dunque un terzo dei tetti dovremmo coprire con pannelli solari, o la superficie di un terzo dei tetti, che è tanto, però sembra comunque fattibile. E come si fa? E quindi sembra naturale di dire, ma qua magari no, almeno non il primo momento, perché sono tetti piccoli, c'è una sostanza storica, c'è un valore dell'insediamento, un insieme, una qualità appunto alta e anche poco efficiente dal punto di vista energetico, quindi questo lasciamo perdere. Mentre qua è molto più facile, perché sono grandi superfici, meno complicato, potrebbe anche essere che in un intervento di architettura solare la qualità aumenta in questi posti, e questo approccio sembra assai naturale, almeno per i professionisti e gli esperti che siamo noi. Potremmo anche prendere i nostri 8 criteri e sviluppare insieme un concetto di come arrivare a 20 terawattora all'anno in Svizzera con piani, metodi pianificatori, modi di finanziamenti, di consumo comune, eccetera, eccetera. Legalmente, tuttavia, sono stati scelti strumenti piuttosto della liberalizzazione, sottomesso con un gran finanziamento pubblico. Già da anni gli impianti solari che non sono in una zona tutelata o su un monumento storico sono libero dell'obbligo di avere una licenza edilizia, permesso di costruire, e quindi si sono pure creati servizi che aiutano al cittadino di difendersi contro le autorità dei beni culturali che sono rimasti duri su qualche edificio, su qualche monumento. E questo sta cambiando adesso, perché ci sono addirittura conservatori dei beni culturali in Svizzera di cui lo scopo principale è non apparire nelle media con un solo progetto che è stato rifiutato, perché questo poi distrugge tutto il lavoro. Dunque fanno compromessi per non sembrare quelli che dicono no al solare.
Il risultato poi si presenta spesso come seguo. E qua, anche perché sono filmato, non voglio essere veramente frainteso. Non si tratta della domanda se dobbiamo mettere pannelli solari, sì o no. Questo mi sa che ormai ci siamo tutti d'accordo, ci vuole e vogliamo avere un'energia solare, tanta energia solare e velocemente. Però se lasciamo fare tutti e tutto, ognuno come gli pare, finiamo con un risultato come questo. E anche lì possiamo dire, a parte quello che anche l'Anex non è un grande esempio di cultura della costruzione, ma anche lì possiamo dire che certamente questo ensemble può essere equipato con pannelli solari, però avremmo saputo far meglio. Invece se non ci diamo gli strumenti e un quadro legale, non possiamo fare meglio, perché ognuno può fare come gli pare. E questo è un problema, e questo sono zero punti dal punto di vista della cultura della costruzione. 10 punti però avrebbe un progetto che abbiamo proposto qualche anno fa, che si chiama Cultura Solare, perché abbiamo detto che un municipio, un comune deve mettersi insieme a riflettere veramente come si può installare un massimo di pannelli solari, di energia fotovoltaica, tutto allo stesso momento, guardando nell'occhio la qualità della cultura della costruzione. Abbiamo sviluppato una metodologia che permette di fare questo progetto, però è un progetto comune, globale, una regolarizzazione supplementare e non una liberalizzazione individuale, e forse anche questa è la ragione che l'interesse dei comuni è stato molto limitato. Stiamo oggi lavorando alla Chaux de Fonds nel contesto del patrimonio mondiale dell'UNESCO di sviluppare una pianificazione solare, e cerchiamo anche altri comuni che vogliono fare un progetto pilota finanziato dall'Ufficio Federale della Cultura, almeno in parte. Quindi se qua c'è un presidente di un comune, contattateci, perché penso veramente che sia un vantaggio. Questo autunno poi il Parlamento ha preso qualche decisione legale e ha introdotto una legislazione per facilitare le grandi installazioni solari sulle Alpi. All'inizio queste proposte erano veramente radicali, tutte le norme ambientali non dovevano più essere applicate, anche nelle aree assolutamente protette, questi impianti solari giganteschi poi dovevano essere possibili. E queste proposte erano sicuramente anticostituzionali, e sono poi anche nella legge finalmente approvata state ridotte, e la legge che è entrata in vigore, immediatamente in vigore perché era urgente, va molto meno lontano. Tuttavia l'obbligo della pianificazione è stato abolito e un progetto specifico per l'energia idroelettrica è stato inserito nella legge. E questo pone poi in seguito molte questioni legali e dal punto di vista di governance della cultura della costruzione probabilmente non è il modo di avanzare velocemente con questi tipi di energia. E ancora, può darsi che questi impianti alpini sono veramente necessari, e può anche darsi che siano sensati dal punto di vista energetico, ma oggi non sono veramente concepiti, non c'è veramente una fattibilità dimostrata, ma abbiamo una base legale e urgente per la loro realizzazione. E quindi abbiamo qua l'emergenza terra, che però non è percepita come un'emergenza talmente grande che uno dovrebbe intervenire così, e dall'altra parte abbiamo un'urgenza energetica, perché c'è il rischio che ci manca il corrente per tutto quello che vogliamo consumare, e questo è il vero dibattito secondo me in cui ci troviamo, che l'emergenza terra non è considerato così urgente, per anche non la viviamo in realtà. Questo fa un po' caldo, c'è meno acqua, però quando io apro il rubinetto c'è sempre acqua, c'è sempre corrente, non mi tocca. Però quando il mio computer all'improvviso alle sera alle 5 non può funzionare, diventa veramente insopportabile. Questo era l'urgenza che il nostro Parlamento
ha motivato di andare in una direzione che legalmente è sicuramente complicato. E visto che qua c'era Kant nel testo della conferenza, io vi ho messo Hölderlin, che era un poeta tedesco vissuto tipo nel 900, che ha scritto la famosa frase in tedesco "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch", quindi dove c'è il pericolo cresce anche la salvezza. E quindi ci sono anche soluzioni che propone la cultura della costruzione, che propone la costruzione, la trasformazione in modo di costruire per arrivare ad un ambiente costruito più ecologico e più qualitativo in tutti i sensi e secondo tutti i criteri. Voi conoscete sicuramente questo è il simbolo un po' per l'innovazione della costruzione, c'è il NEST, il centro di ricerca dell'EMPA del Politecnico di Zurigo, dove si testano, si ricercano e si sviluppano e si convalidano nuove tecnologie, materiali, sistemi in condizioni reali. Si tratta qua di aumentare l'efficienza delle soluzioni e lo sviluppo tecnico, il progresso tecnologico, in qualche senso il mondo di Homo Faber, per arrivare a soluzioni per salvare la Terra. Questo esempio qua è anche molto diventato conosciuto, è un progetto realizzato da In Situ Baubüro con parti utilizzato, quindi è una la parte rossa è una costruzione fatta interamente con elementi che sono stati riutilizzati da altre cose, perché così se facciamo queste cose molto di più potremmo ridurre enormemente l'energia e evidentemente anche la grande montagna di rifiuti. Questo è anche un'innovazione, volendo, però più focalizzato sulla modestia e se uno è sincero sui principi storici, perché queste cose si sono sempre fatte prima che i limiti non c'erano più. Evidentemente c'è tutto il dibattito sull'economia circolare, questi famosi 5R che sono i refuse, reduce, reuse, repurpose and recycle, a cui uno potrebbe anche aggiungere reinvent, e che sono portati avanti anche nel contesto della cultura della costruzione, collegando le due cose con il nostro sistema di qualità, che appunto non si tratta soltanto di fare un ciclo, ma anche di considerare gli altri elementi di qualità. E in tutto questo l'energia grigia e quelle del consumo attuale è un importante elemento. E questo slide l'ho ricercato e risale al 2012, e già nel 2012, quindi 10 anni fa, si vedeva bene che una ristrutturazione in confronto a una nuova costruzione consuma molto meno energia, considerando anche l'energia grigia che ci vuole per la nuova costruzione, e molto meno evidentemente per una ristrutturazione. Questo fatto è dunque da lontano, da tanto tempo conosciuto, però non riconosciuto oggi nel dibattito politico, almeno non largamente riconosciuto, perché vorrebbe dire che dobbiamo costruire molto meno di nuovo e molto più trasformando e utilizzando l'esistente. E poi ci sono i contributi anche più sociali, più interessanti dal punto di vista di cambiare il modo di vivere, cambiare il comportamento, trovando nuove forme di convivenza, che anche queste delle volte sono forme di convivenza che già esistevano prima, secoli fa, e che sono reinventati e reinterpretati qua per la società moderna. E il punto essenziale in tutto questo, per tutta la costruzione, rimane il meno. Meno risorse, meno spazio, meno energia, meno nuove costruzioni. E
Negli ultimi mesi l'appello alla sufficienza, e qua la nuova campagna federale, è diventata improvvisamente politicamente accettabile sullo sfondo di una possibile carenza di elettricità e gas. Un grado, e voi avete tutti sentito sti calcoli, un grado in meno di riscaldamento equivale 6% in meno di consumo energetico. 20 gradi a temperature interne sono sufficienti, luci non sono necessarie, e tutti questi approcci sono sostenibili, hanno da fare con come noi viviamo le nostre case, e sono necessari e possibili, e sarebbero possibili e necessari anche senza una crisi energetica e senza questo impatto attuale col gas e con l'elettricità. Però quando noi abbiamo detto 10 anni fa che dobbiamo introdurre la sufficienza come concetto in tutta la politica, non era possibile, perché nessuno vuole parlare di sufficienza, perché sembra qualcosa di negativo, di rinunciare a qualcosa, di tornare indietro e di perdere di comfort e tutto quanto. E questo è veramente una cosa che dobbiamo cambiare, che il good life è possibile anche con meno. E quella, la cosa che importa sicuramente me in tutto questo è che non possiamo adesso dare tutto il peso ai fattori ecologici energetici senza pensare ai fattori culturali insieme, perché non si può guarire una crisi energetica, una crisi climatica creando una nuova crisi culturale. Dicendo questo, la cultura della costruzione è un campo multidisciplinare, multidimensionale pure, non lo possiamo fare da solo. Cioè, abbiamo anche bisogno di maggioranze politiche alla fine, se vogliamo veramente muovere qualcosa, e perciò ci vuole un movimento, una maggioranza, ci vuole partecipazione di tutti noi e di tutti voi anche in questo senso. E questo movimento si sta lentamente creando e in via di formazione. Qua una foto del forum di Berna del 2022. Abbiamo compiuto alcuni sforzi per definire la costruzione, la cultura della costruzione come ambito politico, e non vogliamo farlo, come l'ho detto, da solo, però dobbiamo utilizzare sinergie e riunire le forze, e si raggiunge questi scopi soltanto con una rete di collaborazione interdisciplinare. Perciò abbiamo creato questa piattaforma sulla cultura della costruzione, che è il hub svizzero per questo tema. Vi consiglio veramente di andare a vedere, è una cosa che si sta sviluppando ancora, non è completamente finita, non sarà mai completamente finita, però si vuole anche come piattaforma per fare tutto il dibattito, tutti gli esempi che si riuniscono lì, e con tutti i link che vanno in altri posti. Poi c'è la campagna Clima e cultura della costruzione, che in tedesco c'ha un titolo un pochino più duro, che si chiama Clima Offensive, che è anche un'associazione di numerose organizzazioni professionali che chiamano per misure climatiche, protezione del clima, però con una cultura della costruzione di qualità, e poi dimostrano come questo è possibile. E questa associazione, per esempio, rivendica l'obiettivo net zero per tutti gli edifici, senza eccezione, anche senza eccezione per i monumenti storici, che è una cosa che sembra abbastanza ovvio quando la dico così, però quando vedete le organizzazioni che stanno lì riuniti, è anche chiaro che c'è un gran passo di avere questo consenso in questo modo. Poi c'è Countdown 2030, che è anche un'unione di più di architetti che si impegnano per una cultura della costruzione di qualità, e vogliono dare attivamente forma a città e a edifici e infrastrutture positive per il clima e una grande biodiversità. Poi c'è I2A, che conoscete bene qua in Ticino, che ultimamente ha anche ha avuto un dibattito sul fine delle risorse, sul fine del sistema,
e anche questo sono iniziative importanti del nostro scopo. A livello internazionale c'è Climate Heritage, che riunisce tante organizzazioni, anche governativi, che vuole promuovere la sensibilità per il patrimonio culturale, che alla volta può contribuire alla protezione del clima, però anche vittima e che soffrirà di un gran impatto sul clima. E ci sono tutti i movimenti europei da 2018, dalla dichiarazione di Davos, si sono svolti tante conferenze, convegni, strategie nazionali in questo campo. E la Commissione europea ha anche adottato gli 8 criteri di qualità di Davos e lanciato il nuovo Bauhaus, New European Bauhaus, di cui avete sicuramente sentito parlare, un'iniziativa con il claim Sustainable Together Beautiful, che riassume in più o meno esattamente anche le richieste del processo di Davos, però lo dovevano chiamare altrimenti. Vedendo tutto questo, polemicamente parlando, uno potrebbe anche concludere siamo tutti d'accordo. Sappiamo che l'edilizia e la pianificazione devono cambiare per tornare ad essere più in armonia con la natura. Abbiamo ancorato le dichiarazioni più declamatorie, abbiamo definito i criteri, abbiamo formulato raccomandazioni, obiettivi, abbiamo strategie nazionali e europee, abbiamo fatto tutto. Il punto debole rimane l'implementazione. E forse questo punto debole rimane anche perché noi discutiamo sempre nella nostra bolla di professionisti, di persone che sono d'accordo, di persone che hanno la stessa visione politica, la stessa visione sul mondo. È anche più semplice perché evitiamo dibattiti complicati, però sono convinto che dobbiamo uscire di questa bolla se vogliamo andare oltre. E questo in particolare ci manca tutto il gruppo privato, ci mancano i grandi investitori, le banche, ci mancano i fondi immobiliari, ci mancano le casse di pensioni, ci mancano le grandi ditte, le imprese di costruzione che sviluppano internazionalmente la metà del mondo. Dove sono? E io volevo fare il test e chiedere se stasera c'è qualcuno qua che proveniene di questo settore della costruzione privata. E questo è tipico, perché già l'ho fatto 2-3 volte questa cosa. E il risultato è sempre uguale, forse una volta ce ne sta una persona che poi osa pure di dire sì, io so. Però scherzi a parte, è veramente importante. Questo settore ha un impatto enorme su quello che si costruisce, e questo settore non è solo cattivo, è solo, evidentemente c'è una logica del mercato, però anche questo settore, anche il business, è sottomesso a sempre più pressione di sviluppo sostenibile, di tassonometria, e anche loro vedono che devono cambiare qualcosa se vogliono continuare a avere un business. E perciò abbiamo deciso di continuare il processo di Davos con una seconda conferenza dei ministri della cultura in gennaio 23, però stavolta invitando anche il business al tavolo per discutere le responsabilità comuni e soluzioni comuni o vie e piste per arrivare a un dialogo comune su tutti questi problemi. E il risultato di questa conferenza dovrebbe essere il lanciamento, il launch della Davos Alliance, che è una nuova piattaforma informale che vuole appunto riunire business pubblico e società civile per una discussione più profonda, anche a lungo termine, per trovare approcci comuni e almeno anche sapere su quali punti non andiamo d'accordo. E per dare un po' più di peso, questa Alliance sarà gestito il segretariato del World Economic Forum. Adesso per concludere, qualche pensiero che è veramente anche personale. Come abbiamo visto, dobbiamo ridurre il consumo
di risorse. E non sarà possibile realizzare edifici completamente neutrali dal punto di vista climatico. E con gli approcci che ho presentato, con le soluzioni che si stanno lentamente sviluppando, possiamo certamente migliorare il consumo di energia, possiamo ridurre l'impatto sul clima e anche a migliorare la situazione dell'ambiente. Però ci dobbiamo chiedere se è sufficiente e se siamo abbastanza veloci. E l'approccio oggi generale è tornato verso un'economia verde, però sempre economia con una crescita verde poi. Io mi sono fatto dire delle scienze dell'economia ecologica che non ci sono prove scientifiche, non c'è evidenza finora che esiste e che possa essere possibile di avere una crescita senza consumo aggiuntivo di risorse. Quindi senza consumo di risorse supplementari non ci sarà crescita. E probabilmente stiamo raggiungendo il limite della crescita ora, e il Club of Rome non si è spagliato interamente, si è spagliato soltanto nella tempistica, è arrivato in ritardo, però adesso ci siamo probabilmente. Il problema è che dobbiamo riconoscere che ci sono dei limiti. E se fosse così e ci sarebbero questi limiti, vuol dire anche che la decrescita sta arrivando. E sta come si dice in tedesco, e non so se si dice anche in italiano così, come un elefante nello spazio, nella stanza, però non ne vogliamo parlare. Non possiamo parlare apertamente della possibilità di decrescita. E forse invece dovremmo parlarne, dovremmo discuterne, ascoltare la ricerca, pensare alla Terra intera e non solo a noi. E in questa situazione non sarebbe opportuno adeguarsi a questa evoluzione, prepararsi, sviluppare scenari per affrontare un tale cambiamento con la massima lucidità possibile e non escludere la possibilità che la crescita sia finita. Anche la mia presentazione è finita, però volevo concludere con un'altra immagine più o meno simbolica che dimostra come noi esseri umani, benessere, natura, costruzione, architettura, tutto insieme. Vi ringrazio. Questa veramente interessante, molto densa, ricca presentazione del panorama, della tematica cultura della costruzione, cultura di costruzione di buona qualità. Ha lanciato diverse provocazioni a me, ai miei collaboratori, però credo non è giusto monopolizzare adesso il dibattito su questo tema, per questo voglio subito aprire le questioni, le domande al pubblico. Buonasera, Cristina Zanini, sono stata docente qui 15 anni e ora sono municipale da 10 anni a Lugano, sono ingegnera civile strutturista. Ieri sera ho partecipato a una serata a Zurigo per la presentazione di un libro sull'Ingenieur Baukunst, perché ha parlato giustamente anche dell'ingegneria. E nel dibattito si è parlato soprattutto di ruolo nella politica di noi professionisti. Non ci siamo, no, non ci siamo, e quindi quando anch'io da sola porto questi argomenti non passano. E questa immagine mi fa particolarmente male, perché come municipale volevo portare un progetto simile a Lugano ed è stato bloccato. Quindi probabilmente dobbiamo lavorare molto, molto, molto come professionisti e come anche giovani professionisti per spingere molto di più l'opinione pubblica e la politica ad andare in questa direzione. Cultura della costruzione vuol dire appunto pensare che quello che noi facciamo ogni giorno resta nel territorio, lo vedono tutti sempre, e quindi è un bene pubblico. La mia casa la vedono tutti e quindi è un bene pubblico. Se passa questo argomento, probabilmente anche i professionisti sono un po' più responsabili
nel portare avanti dei progetti anche coraggiosi e più sostenibili. Grazie per Cultura Solare, che lo porterò al municipio domani. Sì, secondo me ha sicuramente ragione, perché ed è un dibattito conosciuto in qualche modo, come fare a coinvolgere i famosi decision makers in questi temi e di far spiegare tutto quello che vuol dire e le opportunità pure, perché troppo spesso un tale concetto è considerato una complicazione in più, qualcosa che può essere costoso e poi porta pure il nome di cultura, e che cultura per definizione è qualcosa nice to have, magari anche politicamente di sinistra, e quindi poco importante, e questo dobbiamo spiegare e far capire che non è così, e il ruolo dei professionisti di tutti i lati poi è sicuramente molto importante in questo senso. Grazie Matteo. Giacinta Jean, io avrei due domande. Una è legata alla molla necessaria per portare avanti questo discorso, perché sicuramente convincere, lavorare tutti insieme è fondamentale, ma poi ci vuole forse anche qualcosa di più, non dico una legge, non dico degli incentivi, non dico, però qualcosa di più ci vuole. E quindi la mia domanda è: qual è la tua visione su questa molla necessaria a fare un passo avanti? La seconda domanda è quella legata al ruolo di una scuola. Il bello di essere qua è di avere accanto a noi magari pochi o zero professionisti dell'economia, ma invece tanti giovani. E quindi anche questo è importante capire quale può essere il ruolo di una scuola all'interno di questo dibattito. Grazie. Per la prima domanda, sicuramente ad un certo punto ci vogliono dispositivi normativi e quindi cambiamenti legali, introduzione del concetto nella legge. E ci stiamo lavorando, volevamo introdurre una nuova parte nella legge federale sulla protezione del paesaggio e della natura, sulla cultura della costruzione, nel quadro del controprogetto del Consiglio federale per l'iniziativa di biodiversità. E il Consiglio nazionale, come l'avete potuto vedere, l'ha tolto, non perché materialmente non ero d'accordo di dibattere sulla cultura della costruzione, però perché pensavo che la biodiversità deve stare alla biodiversità e non si può mischiare qualcosa con un fatto culturale, e quindi ci ha mandato di riproporre questa revisione legale con il messaggio cultura che viene nel 24 nel Parlamento, che per noi alla fine va anche bene, però ed è un bel esempio anche di rendersi conto che questa multidimensionalità, che per noi sembra chiara, il link tra biodiversità e costruzione, che non è affatto qualcosa che è così evidente per tutti, e che cultura della costruzione fa parte della cultura e quindi deve stare là. Però ci lavoriamo su queste questioni di normativa e di legge, e ci tocca anche evidentemente ai cantoni di se vogliono di promuovere questo concetto. Sono 2 o 3 cantoni che si sono interessati a sviluppare anche strategie interne per avanzare la cultura della costruzione, con un lavoro multisettoriale a livello dell'amministrazione cantonale. E la seconda domanda era quella della scuola, secondo me, e sono stato apposta evidentemente un po' provocatorio, perché secondo me una scuola è un luogo dove queste cose si possono e si devono dibattere liberamente. E per niente voi tutti dovete essere d'accordo con me, però ci vuole un dibattito quando la gente e le persone si scontrano, avranno alti punti di vista sulla bellezza, sui criteri, su chi decide cose, eccetera, e questo è il punto fondamentale, che queste cose sono
sono sull'agenda, che c'è una discussione, e da lì secondo me poi la discussione diventa più grande e interessare anche quelli dell'economia di un'altra scuola magari. Poi ci sono molti formati che uno può utilizzare, e l'altro ieri abbiamo discusso anche noi, facciamo questi forum con i famosi stakeholders della cultura della costruzione, che sembra sempre persone come me e voi, e abbiamo pensato di una volta fare un mischio di stakeholders di diversi settori messi insieme, per esempio dell'energia, oppure anche della natura, della politica, delle foreste, eccetera, per vedere che cosa succede, che cosa si può dibattere quando si mettono insieme. E questi sono tipicamente, secondo me, ruoli che le scuole possono fare forse anche più facilmente e con più credibilità anche che un'amministrazione. Buonasera, mi chiamo Cristina Mosca e lavoro qua alla SUPSI, all'Istituto Materiale Costruzioni. Vorrei condividere con lei alcune riflessioni e arrivare alla domanda. Secondo me la Baukultur invita alla responsabilità individuale di ciascuno di noi, e questa è una cosa che tutti dobbiamo tenere a mente, anche i soggetti che coinvolgerete a gennaio del 2023, che costruiscono magari senza troppo riflettere sulle questioni di cui ci faceva cenno, no? E se intendiamo la cultura non come una cosa, ma come un modo di fare le cose, è corretto affermare che la Baukultur non appartiene a una categoria univoca, ma piuttosto ha senso se è condivisa. E se condivide, insomma, questa considerazione, è corretto pensare che l'applicazione degli 8 criteri della Baukultur serve per aprire dibattiti e non per attribuire valori di merito, nonostante cerchi di dare dei criteri misurabili? Sì, assolutamente. Il sistema di Davos e gli 8 criteri sono stati elaborati soprattutto anche per dare una definizione della qualità, una qualità complessiva, e per facilitare il dibattito poi su un luogo preciso e concreto, e di non dimenticare certi aspetti, ma di parlare di tutto e di tutto allo stesso livello e della stessa importanza. Nello stesso momento, dal punto che vogliamo proporre una revisione legale e introdurre il concetto di qualità e di cultura della costruzione in una legge, non possiamo più dire è qualcosa che uscirà da un dibattito in un qualche modo, perché lì dobbiamo dare un'idea di che cosa stiamo parlando quando parliamo di qualità. E io sono anche convinto che si può oggettivare la qualità, si può sistematizzare la qualità e si può valutare la qualità, forse non misurare, ma forse sì. E l'esempio che abbiamo discusso sempre oggi è completamente riconosciuto, che un gran vino rosso ha 8,3 punti sulla scala X, e quindi la gente compra questo vino perché ha 8,3 e non solo 2,1 come un altro. E anche il vino è completamente dipende dal mio gusto, della situazione, del contesto, di chi, con chi lo bevo, in quale momento della mia situazione psichica, e comunque siamo tutti d'accordo che il sistema di misurare il vino è accettato. Allora perché non possiamo misurare la cultura della costruzione? Anche questo è un po' provocatorio, però... Meno che l'elefante della decrescita, però, quello è più provocatorio. L'elefante della decrescita, dico. Vediamo se ci sono altre osservazioni. Se no, nel frattempo faccio io una domanda. Prego. Su il fatto che l'energia sia scarsa, viene molto bene accettato. Perché non abbiamo la percezione anche sul territorio che è scarso? Perché continuiamo a comportarci come fosse infinito? In realtà l'idea che l'energia è scarsa è venuta
nei nostri menti qualche mese fa, perché prima l'energia non era scarsa, c'era sempre e costava pure relativamente poco, e all'improvviso costava di più, e quindi diventava scarsa, mentre il territorio anche lì costava sempre tanto invece. E la domanda sarebbe che, o forse una risposta, che una cosa diventa scarsa quando non è disponibile, e il territorio per renderlo non disponibile è una questione legale, e dobbiamo intervenire e farlo uscire dal mercato, che è stato fatto con, almeno in parte, con tutta la politica verso lo sviluppo, verso l'interno, eccetera, eccetera. Però questo ha poi creato altri problemi, perché la densificazione all'interna delle volte crea altri problemi per la qualità di un insediamento, e quindi non è così facile. Però non so quale sarebbe la sua risposta a questa domanda. Io faccio domande. Un'altra domanda che spesso ho sentito in corridoio è quello: ma non vi siete dimenticati di una categoria professionale nella vostra dichiarazione di Davos? Gli architetti? Per esempio. Per esempio. No, io non credo, perché non il problema, però la questione era sempre che spesso, forse adesso meno, però all'inizio, il termine, il concetto Baukultur era spesso pensato come l'architettura, buona architettura, e invece è molto di più, come ho cercato di dimostrare. E evidentemente gli architetti hanno un ruolo fondamentale, però tanti altri pure. Dunque, se mettiamo gli architetti, mettiamo anche gli ingegneri, i paesaggistici, i conservatori, eccetera, eccetera, abbiamo una lunga lista. E io non credo che gli architetti devono sentirsi, non so, male perché non appariscono come i grandi attori in questo, eppure che sono i coordinatori, sono responsabili del coordinamento di tutto questo. E dall'altro, su questa questione del termine Baukultur in tedesco, era relativamente chiaro perché esiste da tanto tempo. In inglese l'abbiamo ripreso in forma tedesca perché così si fa in inglese. In italiano abbiamo creato un termine, cultura della costruzione, che era contestato all'inizio, però adesso sembra che la gente comincia a utilizzare la stessa cosa con culture du bâti in francese. E quando discutiamo con altri paesi europei che non parlano né francese né inglese, loro dicono Baukultur, non lo possiamo utilizzare perché non vuol dire niente, e lo chiamano in un modo diverso. Lo possono anche chiamare politiche architettoniche e territorio costruito, e alla fine uguale. Per me la cosa importante è che siamo d'accordo sul concetto, ognuno può chiamarlo come gli pare, però dobbiamo avere la stessa visione sul concetto, e l'architettura ne fa parte, però non è tutta la cultura della costruzione. E questa è la risposta di un architetto, giusto? se non ci sono domande, io propongo di chiudere qui questa serata. Il tema per noi non è chiuso, come ho detto, appunto vorremmo fare questo esercizio con gli studenti docenti. Vorremmo anche approfittarci di stare a Mendrisio e andare fuori, provare e applicare questi 8 criteri, e poi presentare la valutazione di diversi posti scelti a Mendrisio, e fare una specie di evento dove presentiamo, e vorremmo anche poi invitare sicuramente la popolazione a partecipare a questo processo, invitarlo al dibattito. Per stasera invece è chiuso, continueremo invece il dibattito fuori durante l'aperitivo. Ringrazio ancora Oliver Martin. Grazie. Grazie.